Emotional è stato realizzato per gli istituti estetici e benessere che vogliono offrire alla propria clientela un enorme valore aggiunto alla manualità altamente professionale dei propri massaggiatori ed estetiste, con tutto il comfort e il relax di un trattamento a 360 gradi, fatto di rigeneranti combinazioni di colori, dal tepore dell'acqua e da una superficie in grado di accogliere il corpo della cliente in un caldo abbraccio, distribuendone il peso, sostenendolo con una spinta graduata e contrastando la forza di gravità. Siamo con il presidente della CBS, un commento su questa nona edizione del Torneo della Pace. Sì, il torneo è iniziato una settimana fa, lunedì. Oggi siamo al lunedì, quindi una settimana, è stata una settimana lunga e laboriosa, con anche il tempo che i primi giorni non ci ha aiutato, adesso poi fa freddo anche se c'è un bel sole. Comunque, per quanto riguarda il torneo, direi che è andato bene, sotto tutti i profili, diciamo, sia di affluenza di pubblico, sia un discorso tecnico. Siamo contenti delle società che hanno partecipato e come si sono comportate. Ecco. Le sorprese più piacevoli di questo torneo, un torneo che ha visto impegnati squadre di allievi, esordienti e pulcini, quali sono state le sorprese? Ma direi che per quanto riguarda gli allievi, essendo anche una squadra che milita nei provinciali, però l'Alpignano allievi ha fatto veramente molto bene. Più tardi farà la partita finale contro Lucento, che mi ha veramente impressionato anche loro. Diciamo, andando a valutare il tipo di campionato che sta facendo, mi sono piaciuti moltissimo. Ecco. Per la prossima edizione, che sarà la decima, c'è qualche particolare pensiero oppure insomma è ancora presto per pensarci? Ma ritengo che, diciamo, si può modificare, non spliare leggermente gli allievi, la categoria allievi, perché ci sono state numerose richieste che non si sono potute accontentare, ma volendolo fare nell'arco di una settimana sarà difficile, ecco, per non giocare nelle ore impossibili. Si potrà vedere cosa fare. Per i piccoli qualcosa in più come numero si potrebbe anche fare, c'è più spazio nel campo piccolo. Benissimo, ancora un saluto, grazie. Anche a voi e agli spettatori. Siamo con il mister De Lucento Gribaudo e insomma, vittoria sofferta, però insomma è arrivata. Ma sì, è arrivata, avevamo già trovato l'Alpignano nelle qualificazioni, ma aveva fatto una bellissima impressione. Oggi ha confermato l'impressione che aveva fatto, una bella squadra con due o tre bravi elementi. Da parte nostra noi ci abbiamo creduto sempre fino alla fine, grossi problemi loro davanti non ne hanno creati, tranne quell'occasione lì dove loro hanno reclamato rigore. Era rigore oppure no? Io sono onesto, io avrei dato rigore 10 volte su 10. Cioè, io sono onesto, non vado a sindacare. E poi l'arbitro non l'ha dato, c'è un arbitro che deve fischiare, però merito all'Alpignano perché è una gran bella squadra. Adesso per il proseguio della stagione, insomma, quali sono le insidie, gli obiettivi, la squadra come la vedi? Ma il nostro obiettivo è quello di vincere il campionato, siamo a 2 punti dalla Pro Settimo e uno dalla Pro Collegno, ci sono 6 partite. Si può ancora giocare tutto in quel girone, non c'è nessun problema. Credo che il nostro obiettivo è vincere il campionato, non possiamo negarlo. Siamo in 3 squadre lì, noi Pro Settimo e Pro Collegno. Alla fine vinca il migliore. Eh? In bocca al lupo. Grazie. Siamo con il tecnico Balice, vincitore con il suo Borgo Sanremo Grugliasco al torneo della pace qui alla CBS. Chiediamo un commento a lui sull'andamento del torneo, ma anche sulla finale. È stato un andamento molto buono perché arrivavamo da un altro torneo dell'Atletico Torino dove ieri abbiamo giocato 2 partite, quindi poi ha fatto la semifinale qua, poi abbiamo fatto la finale, abbiamo vinto. Sono contento più che altro per loro perché è 7 giorni che giochiamo 1 o 2 partite al giorno, quindi... Infatti la partita non è stata semplicissima, siete stati bravi a sfruttare le occasioni che avete avuto. Loro erano molto pericolosi con l'11, l'abbiamo tenuto molto bene, siamo ripartiti, abbiamo fatto
è un giusto premio per loro, perché veramente una settimana piena di sacrifici per loro e per i genitori anche. Adesso quali sono i prossimi appuntamenti? Vincere il campionato, siamo primi a punteggio pieno, quindi speriamo di portarlo a casa. Altri tornei ce ne sono? Abbiamo quello del Lucento che inizia giovedì e poi quello del Pianezza. Siamo con il tecnico dell'Alpignano Ferreri, rivelazione di questo torneo, grande calcio, però il rammarico di non aver portato a casa la Coppa. Rimane sempre il boccone amaro e quest'anno sembra che ci toccano tutti a noi. Una svista, un rigore visto o non visto, vabbè, ci sta, questo è il calcio è fatto di episodi, abbiamo sbagliato una palla, con un tiro in porta abbiamo perso il torneo, perso tra virgolette, siamo arrivati secondi, siamo contenti, abbiamo dimostrato quello che valiamo, abbiamo giocato contro delle ottime squadre, quindi mi sembra di il secondo posto alla fine ce lo siamo meritato, non ce l'ha regalato nessuno. Rimane una grande prestazione, non è stata la sola di questa manifestazione e viene da pensare, siete una squadra che partecipa al campionato provinciale, quindi c'è qualcosa che non va. Questo purtroppo è successo, un episodio, siamo arrivati terzi con un punto di differenza, altri gironi sono passate le terze, nel nostro purtroppo hanno deciso di no, però faccio sempre i complimenti ai ragazzi, sono stati dei ragazzi esemplari, sono rimasti con noi fino alla fine, cerchiamo di portare a casa questo campionato provinciale, anche se sta stretto perché alla fine si vedono i risultati, è difficile anche certe volte stimolarli perché non è così semplice tutte le domeniche mattine farli alzare per venire a giocare queste partite. Stiamo facendo i salti mortali, ci proviamo fino alla fine. Poi... Vabbè, i risultati che si sono visti insomma fanno pensare che ce la state facendo. Sì, quello sì, io sono contento anche del gioco. Capisco, è difficile giocare con diciamo meno grandi tra virgolette, però stiamo giocando un bel calcio, facciamo divertire, ecco, quello è importante. Poi i risultati si sa, certe volte vengono, certe volte no. Questioni di episodi. Episodi, sì. Grazie mille, un saluto. Grazie a voi, buona serata. Avete fatto un